No, pentiti assolutamente no, e non vedo perché dovremmo esserlo, nel senso che noi ci batteremo con forza per avere quello che ci spetta e quindi la nostra voce non verrà certo messa a tacere con questi mezzucci politici che ben conosciamo. La questione, semmai, è un po' diversa. Io credo che questa coalizione, questa maggioranza, lunedì scorso abbia firmato la sua condanna a morte. Nel momento in cui la voce contraria non viene affrontata ma viene esclusa, vuol dire che probabilmente fa troppa paura. Evidentemente troppi cittadini hanno oggi posizioni euroscettiche e quindi piuttosto che affrontare il problema si cerca di evitarlo e di aggirarlo. Questo secondo me è quello che è successo. Quindi il nostro ruolo qui è invece di alzare sempre di più la voce in modo che questa voce venga finalmente sentita.